Come da tradizione, il Chianti Lovers, promosso dal Consorzio Chianti insieme al Consorzio del Morellino di Scansano, a dare il via alle anteprime sui territori. Spazio dunque alle degustazioni delle 400 etichette portate all'assaggio alla Fortezza d'Abbasso di Firenze da circa 110 aziende produttrici. Un'occasione anche per fare il bilancio del 2021. Il 2021 noi l'abbiamo chiuso con un 4% in più di vendite rispetto all'anno 2020, dove nell'anno 2020, che è stato forse l'anno più tragico per il nostro mondo del vino, si è chiuso con un più 2%, quindi è un trend in crescita che ormai va avanti da diversi anni. Poi c'è lo sguardo all'imminente futuro ed un presente piuttosto incerto sul fronte economico internazionale. Noi in Russia avevamo pensato di andarci nel mese di giugno e fare due tappe, una a Mosca e una a San Pietroburgo, quindi ad oggi sicuramente spostiamo tutto. Poi diciamo che una prerogativa degli agricoltori è quella di cercare di mai annientare qualcosa, no? Cioè lasciare sempre un minimo di speranza, quindi il minimo di speranza è che si riesca a trovare la pace più presto possibile. Abbiamo beneficiato di una, diciamo, euforia post pandemica nell'arco degli ultimi due anni, negli alti e bassi di quello che è successo, quindi il mercato interno ha reagito molto bene. Adesso temiamo che alla lunga questo ulteriore problema, quindi con il consumatore che si trova a pagare bollette raddoppiate, costi di vario genere, generi che aumentano anche nel settore alimentare in maniera diffusa, si stima incrementi che vanno da un 10 a un 20%, sicuramente è preoccupante la situazione. La crisi energetica incide sul settore agroalimentare, non lascia indenne neppure il vino. Dunque si parla sempre di più di indipendenza energetica, un tema ampiamente condiviso anche dal mondo del vino. Il Ministero dell'Agricoltura sta varando un bando da 1,5 miliardi proprio sull'agrivoltaico, che potrà essere utilissimo anche per tante cantine, perché potrebbe consentire il rifacimento di tante coperture di cantine, di stalle, di altre strutture del mondo agricolo, per da un lato consentire anche la ristrutturazione di tanti edifici e nello stesso tempo di rendersi un po' più autonomi dal punto di vista dell'energia, considerato che il costo dell'energia oggi è uno dei problemi veri con cui le aziende si stanno confrontando. Alle anteprime anche il punto sui progetti futuri, su come costruire quella Toscana agricola sempre più sostenibile. Noi stiamo facendo tutto il possibile per preservare questa unicità, la biodiversità che caratterizza le nostre zone. E per quanto riguarda il Morellino, abbiamo in ponte dei progetti molto importanti anche di certificazione della sostenibilità dell'intera denominazione che stiamo portando avanti e a breve partiremo. Poi c'è il tema del bio, che vede anche nel mondo del vino una crescita importante delle aziende che scelgono questo metodo di produzione per i propri vini. Ma noi siamo una delle regioni che su questo fronte ha investito di più. Io ho trovato investimenti intorno ai 20 milioni l'anno e noi in questa programmazione 21-22 ci abbiamo messo quasi 150 milioni complessivamente. Nell'ultimo Buy Wine quasi il 50% delle aziende, anzi il 50% delle aziende erano aziende che proponevano prodotti biologici, quindi direi un mercato sicuramente molto aperto e che avrà un futuro, perché anche all'estero guardano molto a questo aspetto e l'aspetto del rispetto dell'ambiente è sicuramente un aspetto a cui si guarda sempre di più, soprattutto all'estero.